Camminare è in assoluto il modo più sostenibile di scoprire il territorio, di spostarsi, di fare conoscenza con la ricchezza del territorio. Chiaramente non è pensabile vivere solamente camminando, perché la società di oggi ci porta chiaramente ad utilizzare mezzi di trasporto motorizzati, però abbiamo dimenticato che tante cose in passato le facevamo camminando, oggi prendiamo l'auto anche per fare pochi metri. La Convenzione delle Alpi, come trattato che si pone come obiettivo la sostenibilità nelle Alpi, non può che felicitarsi di tutto quello che è iniziative a livello locale, come questo Festival di Camminare di Bolzano, che portano la gente a camminare, che favoriscano il camminare. La Convenzione Alpi ha portato avanti tutta una serie di progetti e perseguimento di obiettivi volti da un lato alla tutela del territorio, dall'altro allo sviluppo delle opportunità economiche, sociali e culturali delle Alpi che siano sostenibili. Sostenibile vuol dire, per esempio, privilegiare i mezzi di spostamento meno impattanti, tra cui il camminare. Fra l'altro, il camminare porta alla riscoperta di tutta una serie di reti di trasporto che chiamiamo sentieri, che una volta erano perfettamente utilizzate e che oggi sono dimenticate. E attraverso il spostamento a piedi riscopriamo luoghi che oggi altrimenti sarebbero dimenticati. Oltre a questo, ovviamente, rimane tutto il discorso naturalistico, alpinistico, ce n'è per tutte le capacità, ce n'è per tutte le tasche. Il camminare è la forma più democratica di sport, perché ne abbiamo dalla forma, diciamo, per i fanatici che necessitano di equipaggiamento di alta montagna, a chi vuole farsi la passeggiatina pomeridiana di 2 ore scoprendo luoghi dove al di fuori della grande folla. Quindi il camminare è in assoluto la dimensione umana più perfetta per avvicinare l'uomo alla natura.